Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, il vostro successo ai ballottaggi da che cosa è stato determinato? Rendersi conto che una forza come il Movimento 5 Stelle si è concentrata su temi e programmi, mentre questo grande partito della nazione continua a occuparsi solo della spartizione delle poltrone con logica di potere, come ha sempre fatto. I cittadini non hanno più nessuna intenzione di sostenere questo genere di partiti, ma vuole scegliere che cosa per le proprie città e anche per la politica nazionale è giusto che si faccia, e quindi ha dimostrato di affidarsi a una forza oggi credibile, che può essere sicuramente una forza di governo che si occupa davvero dei problemi di ciò che interessa ai cittadini. L'abbiamo dimostrato nei comuni in cui già governiamo, lo stiamo dimostrando da 3 anni in Parlamento, nelle regioni in cui abbiamo molti consiglieri regionali nei comuni. Siamo pronti a diventare una forza di governo, superando il post, cioè essendo post ideologici e lavorando su temi, programmi e concretezza. Non le fa un po' impressione che nei ballottaggi, specialmente a Roma, la destra più che il centrodestra vi abbia appoggiato? Si può dire solo in chiave esclusivamente anti-Renzi? Questo discorso è un discorso prettamente di fantasia. Io credo che i cittadini si siano trovati a scegliere, dopo aver capito che esiste il Partito della Nazione e che esistono dei sistemi che vanno oltre la destra e la sinistra, si sia trovato a scegliere una forza politica credibile che non guarda a questi ragionamenti. Chi oggi dice che il Movimento 5 Stelle ha vinto perché è stato votato da una forza piuttosto che l'altra, sbaglia e usa in maniera strumentale questo tema per non dire la verità ai cittadini, ossia che forse questo sistema di potere ha finito di esistere in Italia. E a Torino, che era sicuramente una realtà forse più difficile che quella romana, no? Perché comunque la città di Torino era universalmente riconosciuta come ben governata dal sindaco uscente, quindi questa evidentemente è un'affermazione di peso per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Certo, Torino non ha avuto mafia capitale, ma ha sempre nascosto sotto il tappeto problemi molto grandi, legati a spartizioni di potere e anche criminalità. Credo che Torino sia la dimostrazione che non basta vedere una città bella per pensare che chi la amministra sia stato bravo nel suo mandato da sindaco. Da qui quindi anche ad esempio uno dei primi passi delle dimissioni di Profumo. Sì, noi crediamo che quello che abbiamo chiamato il semestre bianco sia da mettere su una delibera del comune e impedire che la politica possa occupare le poltrone prima che i cittadini scelgano quale forza politica deve andare a governare una città. Grazie, grazie Laura Castelli del Movimento 5 Stelle.